Ciao a tutti, siamo nella città di Villafranca di Verona, terra ricca di pace, arte e storia. Qui, durante la seconda guerra d'indipendenza, è stato sancito un armistizio di pace, il Trattato di Villafranca, gettando le basi per l'unità nazionale. Con questi valori di libertà, pace e unità, affronteremo un viaggio alla scoperta dei sogni dei giovani. Siamo in un istituto superiore agrario. Qui i ragazzi si dedicano all'amore della terra, svolgono le attività con passione, convinzione e rispetto della madre terra. Forse hanno capito che dall'amore della terra si può avere un futuro migliore. Inizia il viaggio per scoprire i sogni, le passioni, ma anche le paure, le angosce, i desideri e i segreti. Siamo tutti pronti? Ci troviamo nell'atrio della scuola. Sono appena finite le lezioni mattutine. Questi ragazzi sono impegnati in un progetto extrascolastico. Tutti a bordo? Si dà inizio al viaggio. Oh mio Dio, basta! Oggi è stata una giornata pesante e ho mal di testa! Sì, hai ragione, Bonnie. Ci sono delle lezioni che sono davvero di noia mortale. Raga, cosa avete intenzione di fare dopo la scuola? Il mio sogno è di andare a vivere in America e lavorare per un'azienda vinicola americana e col tempo aprirmi un manetto. Figo! E tu, Roby, qual è il tuo sogno? Il mio è lavorare in un vivaio. Te, Jenny, invece? Il mio sogno è quello di migliorare il campo della soccorritrice e essere utile nel mondo e aiutare le persone. Ci tengo molto. Sì, Gigi è la nostra crocifossina preferita. Marco, ma che facciai? Sei stufo? Ragazzi, non vedo l'ora di finire l'anno e di fare l'esame per andare a studiare all'università. Ma davvero? Eppure è una brutta reputazione, cosa studierai? Stavo pensando che vorrei diventare un enologo. Ah, vuoi diventare come quei fighetti figli di papà che agitano il bicchiere e dicono profumo di frutti di bosco, rosso di Borgogna o cose simili. Ma no, quello è il sommelier. No, l'enologo è colui che deve controllare il processo di produzione del vino. Ah, avete ragione, scusatemi. E tu, Alessa, lavorerai nell'azienda di famiglia? Sì, il mio desiderio è di ingrandire l'azienda di famiglia, trasformando il latte che produciamo in yogurt e gelato, e con il tempo aprire un agriturismo. Bello, Ale, ma io sarò la cliente abituale, ovviamente. Allora verrò sempre, posto prenotato anche per me. Il solito scroccone. Te invece, Denise, cosa vorresti fare? Il mio sogno è un po' ambizioso. Dai, non tenerci sulle spine! Mi piacerebbe essere sia una cantante che una musicista. Interessante. Che genere? Generi che ascolto, il pop, il rock, il metal, l'indie. La musica è il mio sogno fin da quando sono piccola. Rappresenta mistero, gioia, una continua ricerca di emozioni. È il futuro e il presente condensati in un attimo. E tu, Bonnie, perché non dici i tuoi sogni? Ma sì, a me piacerebbe continuare nell'ambito agrario. Cioè, cosa intendi? Ho sempre desiderato fare la guardia forestale. Bello! E cosa andrai a fare nello specifico? Assicurarmi che la natura venga rispettata alla fine. Non solo quello. Controllano il tasso di inquinamento di acque e dei boschi, gli incendi e salvaguardano gli animali. E devi anche controllare che non ci siano illegalità. Cacchio, dobbiamo fare il compito che ci ha assegnato il prof. Che palle, io copio il lavoro. Bro, sei sempre il solito. Fai flexi lavori che fanno gli altri per te. Non snicciare, non crepare, non crepare. Credi che io abbia paura di te? Basta cattiveria. Il compito facciamo insieme. È un nuovo giorno. I ragazzi sono impegnati in un compito che riguarda ecomafia e agromafia. Siamo nel corridoio che porta all'aula polifunzionale. Ascoltiamo Martina, come la chiamano tutti, la Bonnie, come ha pensato di svolgere il compito. Bene ragazzi, ora
procediamo con il video per il compito di Ecomafia. Allora, Davide, Michael e Jennifer vi siederete davanti al pannello nero perché siete i mafiosi, mentre noi ci siederemo qui perché siamo i buoni. Chi siete voi tre? Noi siamo mafiosi. Come vi permettete a dirci chi siamo? Come vi guadagnate la vivere? In tanti modi. Intanto collaboriamo con le ditte che costruiscono le case senza regole. La gente dello Stato lo chiama abusivismo edilizio. Volete una casa al mare? Nessun problema, ci pensiamo noi. Volete una casa in montagna? Non c'è problema, ci pensiamo noi. Ma non vi interessa che la montagna possa franare e quindi inquinare l'ambiente? Uè, piacerebbe. Così si fanno gli affari. Io sono specializzato nei rifiuti tossici. Col nome, ammonizia e oro. Ma non avete un briciolo di cuore. Nelle terre dei fuochi avete dato le fiamme tonnellate di spazzatura, sprigionando la tossina e causando morti e malati di leucemie. Siete colpevoli perché avete inquinato le falde acquifere e i terreni e avete causato conseguenze gravissime sui prodotti agricoli. Dovete vergognarvi. Inquinare i terreni vuol dire anche il cibo che mangiamo. Certo, noi facciamo affari con i paesi europei che acquistano i prodotti agroalimentari italiani pensando siano made in Italy. Invece sono contraffatti. Per evitare ciò, occorrono leggi che rendano obbligatoria l'etichetta narrante per ogni alimento. Solo così si può tutelare la salute. Lo Stato ha cercato di bloccare l'ecomafia. Infatti, nel 2011 introduce il delitto di traffico illecito di rifiuti. Nel 2013 si dà il via alla combustione illecita di rifiuti. E per finire, nel 2015 la legge punisce i delitti contro l'ambiente, quali inquinamento e disastro ambientale. E non finisce qui. Facciamo affari anche con opere d'arte e fossili. Basta, tutto questo deve finire. Dobbiamo pretendere e verificare che le nostre abitazioni vengano costruite secondo le leggi. Sì, che venga rispettato l'ambiente, perché è il nostro futuro. Bravi! Speriamo che la prof non critichi il nostro lavoro. Dai, andiamo fuori a prendere un po' di aria fresca. È un nuovo giorno e tra le aiuole in fiore vi sono due fiorellini seduti su una panchina. Sono Denise e Roberta. Abbiamo parlato dei sogni, ma non delle paure. La tua paura qual è? Beh, in realtà ho più di una paura. In primis quella di essere abbandonata dalle persone a cui tengo di più e quindi rimanere da sola. Poi temo di non riuscire a realizzare il mio sogno, ovvero quello di diventare una cantante, per il quale mi impegno ogni giorno componendo sempre nuova musica. E il fatto di non avere nessuno che mi accompagni in questo mio percorso mi terrorizza alquanto. A te cosa spaventa invece, Roby? La mia paura è essere derisa da tutti. Il periodo peggiore è stato quello delle medie. Sì, è vero, sono il periodo peggiore. Infatti durante le medie iniziano a formarsi le baby gang insieme al bullismo. E a proposito, qualche giorno fa una mia amica mi ha scritto raccontandomi ciò che le sta succedendo in questi giorni alle medie. Ora ti leggo il messaggio. Ciao Denise, eccomi, ora ti racconto il perché del mio lungo silenzio. Tutto è iniziato in seconda media, quando ho scoperto di non essere stata invitata alla festa di Halloween che le mie compagne avevano organizzato, a cui era presente tra l'altro la mia migliore amica. Da quel momento iniziò il gelo. Le ragazze sono molto più cattive dei ragazzi e anche se spesso non sembra, le parole fanno più male delle mani. Cominciarono a prendermi in giro, all'inizio per cose sciocche come i capelli o i vestiti, poi per il fisico, per la voce, per la faccia. Le continue derisioni mi fecero cadere in depressione. Quello fu un momento molto buio per me. Non mettevo più le magliette, ma solo felpe enormi così da rimanere sempre coperta. Non indossavo giacche che non coprissero il fondo schiena. Non indossavo gonne e mettevo i capelli sempre davanti al viso, non guardando mai in faccia a nessuno. La situazione peggiorò tanto che iniziai a tagliarmi. Il dolore fisico mi faceva sempre stare meglio, ma lo feci per poco tempo, per paura che i miei genitori lo scoprissero. Persi tutta la fiducia in me stessa. L'unico briciolo di felicità era il nuoto, che mi permetteva di sfogarmi, e i successi che ottenevo in quel campo mi facevano felice. Arrivò poi la botta finale, il cyberbullismo. Una mia compagna falsificò una chat spacciandola per mia, e mi mise nei casini con un ragazzo, facendogli credere che mi piacesse. Le persone iniziarono nuovamente a prendermi in giro. Non voglio ricordare altro. Alla fine della seconda media la situazione non cambiò, ma fu durante il terzo che mi presi un po' di coraggio e cominciai a difendermi. Avevo capito come fare per non essere presa in giro ogni secondo. Fare la lecchina.
Bastava fare la finta amica e il gioco era fatto. In quell'anno scoprii che anche la mia ex migliore amica aveva sparlato di me. Dovevo resistere fino alla fine delle medie. Passai quell'estate chiusa in casa a guardare serie TV. Quando ero costretta ad andare al mare, restavo all'ombra a leggere, sempre vestita. Oppure se facevo il bagno, lo facevo in pantaloncini e canottiera. Da quando frequento la scuola superiore sono cambiata. Il supporto tuo e quello dei miei genitori mi hanno aiutato. Ho imparato a difendermi, nonostante non mi senta a mio agio con il mio corpo, ora lo accetto. Sogno di diventare un veterinario, perché amo gli animali e la natura. Continuerò a nuotare, perché mi dà la forza di affrontare qualsiasi difficoltà. E poi vedere i miei genitori soddisfatti per i miei successi mi fa star bene. Una volta aspettavo con ansia il giorno in cui avrei avuto la mia vendetta su quelle oche che mi hanno rovinato la vita. Ora non mi interessa vendicarmi. Considera che questa ragazza ha avuto il coraggio e la fortuna di avere l'appoggio tuo e dei suoi genitori. Beh, adesso devo andare. Ciao. Ciao, Robby, Robby, alla prossima. Ciao, Dan. Ehi. Com'è così triste? Che ti regalo un fiore, mi doni un sorriso. Che è successo? Le ho raccontato di una mia amica che ha subito atti di bullismo. La lealtà e l'amicizia sono armi potenti per superare queste sofferenze. Ciao ragazze. Ciao. Di che cosa stavate parlando? Di bullismo. Il bullo si fa forte con la violenza. Dobbiamo essere indifferenti a loro. I bulli sono tutti uguali. Non importa la generazione o la provenienza. Hanno solo una cosa in comune. Sono tutti dei vigliacchi. Sì, confermo, sono dei vigliacchi. Utilizzano la violenza per privare gli altri della loro libertà. In questi casi è fondamentale la denuncia. È un esempio nella mia amica che ha resistito ai loro attacchi e non si è fatta influenzare. Ragazzi, sono le 4:15, dovrei andare, dai. I Villa e Friends proteggono i ragazzi fragili. Non usano la violenza, ma il dialogo. Hanno creato un modo per interagire con Luca e Davide, dando vita all'albero delle emozioni. Del resto, anche loro hanno diritto ad avere sogni e manifestare desideri e paure. Sono ragazzi che raccontano ciò che amano attraverso i sogni. Noi, a turno Luca e Davide, vi leggeremo delle domande che riguardano voi. Ricordate, vince chi ha emozioni. Adesso Luca, dimmi un numero pari o dispari. Dispari. Allora tu, Davide, pari. Si inizia con il tirare un dado per le fogliolini da inserire in base alla domanda. Adesso, ragazzi, vi do i dadi. È uscito il numero dispari, quindi inizi tu, Luca. Io scelgo la carta dei sogni, per te Luca. Il tuo sogno qual è? Lavorare in un vivaio. Quali emozioni provi quando sei in serra? Serenità. Città. Gioia. Fiducia. E proazione. Io per Davide scelgo il cartoncino delle paure. Davide, qual è la tua paura più grande? Paura di un tempo! Quali emozioni provi quando senti lo scroscio della pioggia e il rumore dei tuoni e vedi la luce improvvisa? Frustrazione.
Io odio angoscia. Ora tocca a me a farti una domanda a te, Davide. Dato che il tuo sogno è lavorare in una fattoria, quando ti trovi a contatto con gli animali, quali emozioni provi? Felicità! Serenità! Vero! Gaccio! Essendo una ragazza passionale, faccio una domanda sulle passioni a Luca. La tua è la natura, perché tu dovresti stare in serra e fare i lavori come seminare, annaffiare, piantumare, eccetera. Cosa provi quando sei in serra? Meraviglia. Io scelgo il cartoncino delle paure. Luca, tu di cosa hai paura? Paura delle vespe. Cosa provi quando vedi uno sciame di vespe? Paura. Angoscia e rabbia. Frustrazione, intemperanza. Preoccupazione, imitazione, odio. Anch'io scelgo il cartoncino delle passioni. Davide, la tua passione è accudire gli animali. Quando vedi tempesta, la tua capretta, cosa provi? Approvazione! L'ultima carta è i desideri futuri e decreta il vincitore. Questo cartoncino ha due domande. Luca e Davide, cosa provate nei confronti di chi commette atti di bullismo, violenza e guerra? Giusto. L'altra domanda è: Luca e Davide, quali emozioni provate nei confronti di chi difende la natura e i diritti delle persone e degli animali? Ammirazione. I vincitori del gioco delle emozioni, dei sogni, desideri e passioni futuri sono Luca e Davide. Amano la natura e disprezzano la guerra e la violenza. Inserci e emozioniamo e tutti abbiamo bisogno di voi. Di noi! Siamo nella Serra Calda. Qui gli allievi acquisiscono le tecniche e le cure che necessitano le piante. Oggi il tempo è uggioso, la pioggia è battente, ma i Villa e Friends non li ferma nessuno. Quando devono lavorare con la terra, tra le piante aromatiche, da orto ed ornamentali. Ci sono Denise e la simpatica Gegè. Scopriamo quali attività svolgono. Ehi, Gegè, domani il prof di esercitazione agraria mi interroga sul taleaggio. Hai voglia di dirmi se lo dico correttamente, per piacere? Va bene. Grazie. Allora, il taleaggio consiste nel prendere una parte della pianta madre, togliere le foglioline che si trovano in fondo, lasciando soltanto il ciuffetto superiore. Si immerge la punta dello stelo all'interno dell'ormone radicante per stimolare la crescita delle radici. Si riempie il vasetto di terra, ci si fa un buco nel centro. Si mette all'interno la parte di pianta e si compatta leggermente. E sicuramente ti era un bel voto. Grazie. Ma gli altri sai quando arrivano? Aspetta che guardo sul telefono. Sì, stanno dicendo che stanno arrivando. Ottimo allora. Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ehi Antonio, hai una faccia? Hai fatto after? Sì bro, sono uscito con la compagnia delle medie e sono tornato tardi. Ho preso un caffè, così mi sveglio. Rischi la sospensione se ti beccano bere il caffè in serra. Tu non snicciare e vedrai che nessuno mi sospende, chiaro? Oggi la prof ha raccontato la storia di Bombolo e tutto. Cosa ne pensate? Bombolo? Perché mangia i bomboloni alla crema? No, al cioccolato sono più buoni. Comunque è una storia vera.
C'era questo tizio di origine turche che viveva in Sicilia. Questa storia sembra di un'altra epoca. Ciao. Ciao. Ciao ragazze. Forza, dai, sbrighiamoci a sistemare le piantine. Ehi ragazzi, il prof ci ha detto di venire in sera per sistemare le piante aromatiche. Di che cosa state parlando? Della lezione di oggi. La prof ha spiegato una novella di Pirandello intitolata La Lega Disciolta. Ehi Michael, tu ti ricordi chi è sto bombolo? Sì, praticamente questo bombolo aveva sposato la figlia di uno dei proprietari più ricchi del luogo. Era riuscito, nonostante fosse turco, ad avere rispetto ed autorità presso i picciotti, cioè i contadini, che si affidavano a lui per risolvere le iniquità retributive. Sì, pare che avevano formato una lega non troppo legale, chiamata Lega Disciolta. Il compito di Bombolo era quello di mediatore e non chiedeva neppure un centesimo. Ma quindi era tipo un paladino per i più deboli? Sì, aiutava sia i proprietari che i picciotti. Si rivolgevano a Bombolo per poter ottenere la restituzione del bestiame che veniva loro sequestrato. Ma perché faceva tutto questo? Non capisco il motivo. Semplice, gli stipendi dei contadini erano da fame e lavoravano senza sosta. Il denaro serviva ad aiutare economicamente i contadini. Era considerato da tutti un apostolo perché lavorava per la giustizia. Il suo sogno di giustizia però finì presto, perché morì per una grave malattia. Atto di generosità. Oggi ognuno pensa al dio denaro e alla sopraffazione. Hai ragione, in un mondo in cui predomina l'egoismo e la violenza. Questo sogno di Bombolo deve essere da esempio per aiutare chi è in difficoltà. Aggiungo che solo con la forza di volontà e tanto coraggio si riesce. Anche noi formiamo un gruppo, quello dei VFN, e crediamo nei valori. Dobbiamo essere come Bombolo. Sì, ben detto Ale, siamo un gruppo di amici che amano lottare per favorire la diversità, la non violenza e soprattutto dobbiamo cercare di evitare che ci sia il diffondamento delle baby gang. Concordo con voi, Bombolo è un esempio, perché ha aperto le finestre della libertà, della pace e della non violenza. Riflettevo, la natura è sempre stata al primo posto per noi, sin dai tempi antichi. Hai ragione Jenny, il rispetto per la natura garantisce il primo posto, anche per il nostro futuro. Ora che abbiamo sistemato tutte le piantine da orto e aromatiche, possiamo andare via. Ci sono paure, il tuo cuore è pieno di gioia come fosse una magia. Rispetta la natura per un futuro migliore. Fai sentire il tuo ardore per la natura. Lo so, questo è un sogno, ma mettiamo in pratica l'accoglienza imparata durante l'adolescenza. Amando la natura si combatte la violenza e lottando contro l'ignoranza accendiamo la speranza. Non ci sono diversità, le paure le vinciamo, perché coraggio e forza sono nostre abilità. Diamoci la mano e poi andiamo lontano. Fallo per la natura, credimi, è il tuo futuro. La guerra e la mafia esistono, non chiudete gli occhi. Lottate per la libertà, non fate gli allocchi. Basta la violenza delle baby gang.
che trasformano le strade in un ring. Siamo ragazzi, abbiamo un cuore, e anche se è pieno di dolore, sappiamo sognare, perché vogliamo un futuro di amore, passioni e desideri. E allora tu che usi la violenza, fai posto alla pace e all'accoglienza. Ricordati di amare la natura. Via le lacrime sui vostri visi. Vogliamo vedere solo sorrisi.